Dai, su, non prendiamoci in giro, il colonnello Rhodey è palesemente uno Skrull. La vera domanda è: da quanto lo è? Come avete capito, si parla di Secret Invasion e ci saranno spoiler nel video. Quindi, se non avete ancora visto le puntate, fermatevi qua. Oppure seguitemi, mettete like e state pronti a tutto. È una teoria che sta abbastanza circolando in internet, soprattutto dopo quello che abbiamo visto nella seconda puntata di Secret Invasion. E il fatto che a me, ma non soltanto a me, Rhodey sia sembrato un po' out of character, che fosse un po' troppo cattivo e che non sembrasse esattamente lui. Come se ci fosse qualcuno sotto. Intanto mi puzzava un po' tutta quella scena USA, USA. Che aveva fatto, visto che Rhodey sì, ok, è un agente del governo, però non è mai stato così tanto esaltato. Ma è soprattutto il momento con Nick Fury che secondo me rivela la sua natura di Skrull. Ci sono dei momenti, se uno ci fa caso, in cui lui sorride mentre sta licenziando Fury. E ok, va bene, i due non avevano mai avuto questo rapporto, anzi non c'erano mai state scene tra i due nell'MCU, quindi può anche essere che a Rhodey Fury stesse sulle scatole. Però mi sembrava che ci godesse un po' troppo. Come a dire, dal punto di vista degli Skrull, adesso licenzio la più grande spia del mondo, quella per la quale lavoravamo e quella per cui siamo in questa situazione. Anche il fatto che sia così propenso a dire le mie guardie del corpo sono pronte a prendersi una pallottola per me è un po' strano, quando lui è sempre stato pronto a prendersi una pallottola per Tony, quindi trattarle proprio così non sembra nel personaggio. Quindi per me adesso la domanda è una: da quanto è uno Skrull? Se seguiamo i fumetti e se seguiamo quello che spero possa succedere, per me lo è dall'inizio. Magari tra Iron Man 1 e Iron Man 2, una cosa del genere. Poteva essere parte del piano degli Skrull per avere qualcuno di molto vicino a Tony Stark, qualcuno che potesse essere appunto replicato come uno Skrull. Era difficile farlo con gli altri eroi, mentre invece Rhodey era una persona qualsiasi, diciamo. E al tempo stesso era una persona che stava scalando i ranghi dell'esercito, quindi molto vicina ai centri di potere dell'America. Tra l'altro, se vi ricordate, quando Rhodey ruba l'armatura a Tony in Iron Man 2, non la porta subito al governo, ma ci arriva la mattina dopo. E cosa ha fatto tutta la notte con quell'armatura? Cioè, volando non ci voleva tanto da dove l'ha presa Tony a dove la doveva portare. E se l'avesse riportata nel covo degli Skrull? Per studiarla, per capire come funzionava. Anche per far sì che lui stesso potesse usarla. Visto che, come abbiamo già visto, l'armatura di War Machine era già stata manomessa. E sarebbe stata poi manomessa anche in futuro. Persino il fatto che Visione lo colpisca in Civil War potrebbe essere indice del fatto che è uno Skrull. Perché Tony diceva a Visione, non può esserti sbagliato. E anche Visione era stupito del fatto di essersi sbagliato. Magari inconsciamente sapeva che era un nemico, ma non aveva capito quale e che tipo di nemico. L'altra opzione, secondo me, è che potrebbe essere stato sostituito proprio in Civil War, se questa cosa di Visione è troppo campata per aria. O potrebbe essere morto, e quindi sostituito magari in ospedale, che ne so. Oppure ancora vivo, ma comunque sostituito dopo la quasi morta in Civil War. Io propendo sempre per l'opzione che era uno Skrull fin dall'inizio. E uno magari può andare a ribeccarsi tutti dei piccoli dettagli nei film vecchi. Skrull che secondo me sotto sotto poi è diventato amico di Tony Stark, nonostante dovesse fare la spia. Ecco, ora voi immaginatevi questa cosa. Alla fine di Secret Invasion si scopre che Rhodey è uno Skrull. E che il vero Rhodey, tenuto prigioniero in quello stato di semisonno, da una vita praticamente. Quindi non sa nulla dello schiocco di Thanos, non sa nulla della morte di Tony, e si sveglia rendendosi conto che è l'ultimo Iron Man rimasto, scoprendo magari che ci sono una valanga di armature. Sarebbe un bel punto di partenza per Armor Wars, il film appunto con Rhodey protagonista. Ma la domanda è, secondo voi ci ho preso o no? Pensate che Rhodey sia uno Skrull? Oppure sto dicendo solo bagianate? Voglio sapere la vostra nei commenti. E di nuovo iscrivetevi, così cerchiamo di capirlo assieme poi quando lo scopriremo. Quando scopriremo se ho ragione o no. Dai che ce l'ho. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!